diventato ministro della Chiesa. Dio mi ha affidato la missione di annunziarvi il Vangelo per rendervi perfetti in Cristo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Siamo qui riuniti per celebrare questa Eucaristia e il grazie mio e vostro al Padre datore di ogni bene, ma è anche un'umile confessione che precede ora proprio il sacrificio di Cristo. Noi chiediamo perdono al Signore, tutti, perché la grazia di Dio scenda abbondante e trovi un cuore puro e libero. Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli di pregare per me il Signore e Dio nostro. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
unigenito Gesù Cristo. Signore Dio, agnello di Dio, figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. O Dio, che mi hai posto alla guida della tua famiglia nel sacerdozio ministeriale, non per i miei meriti, ma soltanto per la tua grazia, fa che io compia degnamente il mio servizio e preceda sulla via del Vangelo la comunità che mi hai affidata. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, noi abbiamo un tesoro in vasi di creta, affinché appaia che questa straordinaria potenza appartiene a Dio e non viene da noi. In tutto, infatti, siamo tribolati, ma non schiacciati, siamo sconvolti, ma non disperati, perseguitati, ma non abbandonati, colpiti, ma non uccisi, portando sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Sempre, infatti, noi che siamo vivi, veniamo consegnati alla morte a causa di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale, cosicché in noi agisce la morte, in voi la vita. Animati tuttavia da quello stesso spirito di fede di cui sta scritto «Ho creduto, perciò ho parlato», anche noi crediamo e perciò parliamo, convinti che colui che ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù e ci porrà accanto a Lui insieme con voi. Tutto infatti è per voi, perché la grazia accresciuta a opera di molti faccia abbondare l'inno di ringraziamento per la gloria di Dio. Parola di Dio.
Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo si avvicinò a Gesù la madre dei figli di Zebedeo con i suoi figli e si prostrò per chiedergli qualcosa. Egli le disse: «Che cosa vuoi?» Gli rispose: «Di che questi miei due figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno». Rispose Gesù: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io sto per bere?» Gli dicono: «Lo possiamo». Ed egli disse loro: «Il mio calice lo berrete, però sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali il Padre mio lo ha preparato». Gli altri 10, avendo sentito, si sdegnarono con i due fratelli. Ma Gesù li chiamò a sé e disse: «Voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse e i capi le opprimono. Tra voi non sarà così, ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà vostro schiavo. Come il figlio dell'uomo, che non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti». Parola del Signore. Grazie a te innanzitutto, carissimo Don Gianni, che ci accogli sempre con tanto affetto e con tanto calore. Questa famiglia che tu vedi davanti a te è parte della grande famiglia di Padre Pio, che segue
la sua parola, i suoi insegnamenti, si affida alla sua intercessione, confida proprio nell'aiuto speciale, come dice Paolo VI parlando di Padre Pio, di tanti fedeli che a lui ricorrono, e perché vogliamo considerare la parola del Vangelo parola di vita. Noi vogliamo, come pellegrini, attraversare il tempo senza offendere Dio, senza dimenticare Dio, senza trascurare i doveri verso Dio e verso i fratelli. Siamo stati pellegrini, alcuni di noi, a Fatima in questi giorni, e lì il pellegrinaggio si sente profondamente. Si sente che stiamo nel cammino che ci porta alla salvezza, accompagnati dalla Madonna, dei santi, nutriti del pane di vita che Gesù ci dà ogni giorno, e anche pronti ad offrire quello che il Signore ci chiede, e se necessario anche a soffrire. L'avete ascoltato e l'avete ripetuto: chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia. Non c'è lacrima versata sulla terra che non diventi in cielo un raggio di luce, una piccola perla che risplenderà sulla vostra anima. Ecco, allora, noi continuiamo questo cammino nella pace, nella gioia, nel bene. Prima di celebrare la messa, credo che, come faccio io, ogni sacerdote affida alla misericordia di Dio la propria anima. Signore, cancella i miei peccati, liberami dalla mia nudità, rivestimi del tuo dono di grazia e di dispensatore di grazie. Io fino adesso sono stato a confessare, quello è il vostro tribunale, tribunale che il Signore ha affidato da gestire al ministro del perdono, al sacerdote. Per noi sacerdoti il tribunale è ai piedi dell'altare. Prima di salire noi siamo obbligati sinceramente a guardare nel profondo della nostra anima. Dobbiamo salire sull'altare per immolare Gesù Cristo, ma quali sono le qualità che il ministro deve avere perché possa prendere fra le mani un pezzo di pane e trasformarlo nel corpo di Cristo? Prende un calice con un po' di vino e che deve essere trasformato nel sangue di Cristo. Dunque, sull'altare si compie il più grande miracolo che Dio continua a mettere nelle nostre mani, nelle mani sacerdotali, per il bene dell'umanità, per la conversione dei peccatori, per l'arricchimento dei doni dello Spirito Santo a tutte le anime. La messa, il sacrificio di Cristo ripetuto sull'altare, è celebrato in un ambiente, può essere la chiesa, può essere la cima di una montagna, può essere sulla riva del mare, ma dovunque la messa si celebra, lì è tutto l'universo rivolto. Lì l'occhio di Dio, lì il cuore di Cristo, lì l'intercessione di Maria, lì il grazie delle anime per le quali noi facciamo sempre memoria nella celebrazione eucaristica. Allora, questa sera, così, nella penombra di questo santuario,
nel silenzio di questa terra, di questo paese, nel ricordo della santità del Beato Nunzio, da ragazzo, quanto ha sofferto la solitudine, direi anche una certa crudeltà da parte di quello zio che non aveva cuore per amare questo fanciullo, questo giovane, come avrebbe dovuto. Ma lui ha taciuto, ha continuato a pregare, e per medicare quella ferita che non si richiudeva, si trascinava la mattina fino alla fontana, da dove spesso veniva scacciato perché sporcava l'acqua, e allora si trascinava ancora più su, e il Signore gli ha regalato la sorgente che è qui. Dio è sempre sorgente di grazia. E quante volte ho meditato quelle ore, quei giorni di questo piccolo operaio, ma grande, grande nell'amore verso Gesù, nell'abbandono alla sua volontà. La gratitudine dei santi emerge sempre più grande quando più grandi sono le prove. Padre Pio me ne ha dato una prova. Quando la febbre saliva di più, il sangue sfiottava, come dire, inesorabilmente, allora la notte era tutta una veglia e tutta una preghiera. A volte la mattina, quando lo prendevo sotto braccio per portarlo in chiesa, mi ricordo che continuava ad asciugarsi le lacrime. E quando doveva iniziare la celebrazione della messa, lo vedevo tremare, impallidire, fino a quando non avveniva la consacrazione. Soltanto allora lo vedevo che il colorito rifioriva sul suo volto. E così lui stesso l'ha detto: io penso che debbo sacrificare il mio Signore. Allora una volta gli ha detto il superiore: tu ce la fai a celebrare la messa? E Padre Pio ha risposto: solo perché posso immolare me stesso insieme a Gesù. Allora il sacerdote è la vittima per i peccati del mondo che non si ferma soltanto sulla strada del Calvario o ai piedi della croce, ma con l'abbraccio di Cristo riesce a salire anche sulla croce e a diventare una cosa sola con Gesù. Chi è il sacerdote? È un altro Cristo. Egli è il benefattore di questa povera umanità confusa e lacerata. Dove manca la speranza, egli ce la deve portare nel nome di Gesù. Dove manca la fede, egli ce la deve portare nel nome di Gesù. Dove manca la carità, egli ce la deve portare col cuore di Gesù, infiammato, ardente, inestinguibile. Questo io chiedo al Signore e questo vi prego di chiedere questa sera per me, che il mio cuore si perda nel cuore di Gesù e riaffiori, compaia in mezzo al popolo di Dio proprio per diffondere l'amore di Gesù. La stessa preghiera di Gesù diventa preghiera del popolo di Dio, perché il Signore concede la sua misericordia. Vedete, la giustizia è il tema nella confessione dei peccati per la riconciliazione con Dio, ma la misericordia di Dio trova il suo punto luminoso e potente sull'altare, insieme a quel pane consacrato e a quel vino consacrato.
c'è l'infinita misericordia del Padre, c'è la divina offerta del Figlio e c'è tutto il fuoco che lo Spirito Santo è venuto a portare dal giorno di Pentecoste e continuerà a riversarlo fino all'ultimo giorno di questa generazione. Beato Nunzio, prega per noi, seguici sempre, confortaci nelle difficoltà, nelle tribolazioni, nei dubbi, nelle fatiche che non riusciamo a sopportare, perché tutto in noi e di noi piaccia al Signore Gesù. E a te, Padre Pio, come ogni giorno, anche questa sera, metto tutto nelle mani, tutto affido a te, e che il Signore mi dia la pace che tu hai dato a tante migliaia di persone. Padre San Francesco, la pace è il bene che tu hai augurato al mondo, diventi la mia parola distintiva, perché chiunque mi incontra possa concepire la speranza e ottenere la pace e il bene infinito. Così sia. In piedi. Preghiamo insieme dicendo: donaci, o Padre, di servire con amore. Donaci, o Padre, di servire con amore. Signore, tu vuoi che la terra sia una casa fraterna. Aiuta gli uomini a vivere come amici gli uni degli altri, a preferire l'uguaglianza al dominio, l'umiltà all'apparente potenza. Preghiamo. Donaci, Padre, di servire con amore. Signore, hai scelto i nostri vescovi come successori degli apostoli. Sull'esempio di San Giacomo, rendili pronti a seguirti, testimoni della luce del Cristo, disponibili a bere il calice della sofferenza e della morte. Preghiamo. Donaci, Padre, di servire con amore. Signore, lo Spirito ci abilita ad essere veri discepoli di Cristo. Donaci la pazienza di saper attendere con fede la piena realizzazione del Tuo Regno. Preghiamo. Donaci, Padre, di servire con amore. Signore, hai mandato il Tuo Figlio non ad essere servito, ma a servire. Conforta quanti si dedicano gratuitamente, per Tuo amore, all'assistenza dei malati e dei poveri. Preghiamo. Donaci, Padre, di servire con amore. Signore, vuoi che la Chiesa sia una, santa, cattolica e apostolica. Santifica questa nostra comunità, perché in comunione con tutte le altre comunità sia un segno di salvezza per la nostra città. Preghiamo. Donaci, Padre, di servire con amore. O Dio, che negli Apostoli mostri l'efficacia trasfigurante della Tua grazia, concedi al nostro caro Padre Guglielmo, che oggi celebra l'anniversario sacerdotale, di essere testimone fedele del Vangelo, guida illuminata delle anime, apostolo instancabile del carisma francescano nelle fraternità e nei gruppi di preghiera. Noi ti preghiamo. Affidiamo la nostra preghiera e la nostra vita alla Madre di Gesù, dicendo insieme: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Canto numero 156.
perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. O Dio, che disponi con forza e soavità i giorni e le stagioni della vita, accetta i doni che la tua bontà ha posto nelle mie mani e per la potenza misteriosa di questo sacrificio unisci in un solo cuore il popolo e il suo sacerdote, perché non manchi mai al pastore la docilità dei fedeli e ai fedeli la sollecitudine del pastore, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta lodarti e ringraziarti, Padre Santo, Dio Onnipotente e Misericordioso, da cui proviene ogni paternità nella comunione di un solo Spirito. In Cristo tuo Figlio, eterno sacerdote, servo obbediente, pastore dei pastori, hai posto la sorgente di ogni ministero nella vivente tradizione apostolica del tuo popolo pellegrinante nel tempo. Con la varietà dei doni e dei carismi, tu scegli e costituisci dispensatori dei santi misteri, perché in ogni parte della terra sia offerto il sacrificio perfetto e con la parola e i sacramenti si edifichi la Chiesa, comunità della nuova alleanza, tempio della tua lode. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua gloria. Santo, a te la lode da ogni creatura, per mezzo di Gesù Cristo tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane,
ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Francesco, Santa Chiara, San Pio e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma, nella fede e nell'amore, la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo e nostro Papa, Francesco, il nostro Vescovo Tommaso, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento.
ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. E Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ed ora eleviamo nel canto la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. In Cristo Gesù nostro Signore, scambiatevi il dono della pace. Alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa,
ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Canto numero 19. Una cambiale in bianco firmasti tu per me, amato Padre Pio. Così volle Gesù, così volesti tu, garante fu Maria. Davanti ai suoi piedi da sempre ho deposto la grande mia miseria. Guidandomi per mano, lei mi portò da giovane al padre San Francesco. Lui mi insegnò la via per obbedire a Dio in povertà e pace. Provai la gioia immensa di nulla possedere e vivere in letizia. Sentii consolazione di stare sotto il tetto dove abita Gesù. La mamma con pazienza mi raddrizzò il passo, mi riportò a Gesù. Tu, Padre, per amore con tutto il tuo cuore, per me ti sei offerto. Pregando notte e giorno, versando il tuo sangue, mi hai riscattato. Mi parli nel silenzio. Mi infondi nel segreto la volontà d'amare. Legata è la mia vita a te, o Padre caro,
per sempre sia così. Canto numero 482. See you.
Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio cuore. Preghiamo. O Dio, origine, prima e ultimo compimento di ogni bene, per la celebrazione di questo grande mistero, dona a me di cercare sempre la giustizia e la verità, perché con la parola e con l'esempio io dispensi al popolo cristiano i benefici della tua bontà, per Cristo nostro Signore. Amen. Ecco Padre, adesso tocca a me. E io la ringrazio perché all'inizio della sua omelia ha voluto presentarmi questa assemblea che, come lei diceva, è parte dei gruppi di preghiera di Padre Pio. E ho pensato subito a quello che nella messa di domenica scorsa ci diceva San Paolo nella seconda lettura: lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché nemmeno sappiamo quello che sia conveniente domandare, ma lo Spirito intercede per noi con gemiti inesprimibili. E colui che conosce i cuori sa quali sono i desideri dello Spirito, perché egli intercede secondo i disegni di Dio. E allora, dal momento che lei mi presentava questa parte dei gruppi di preghiera, è il mio augurio che io faccio a lei e faccio anche ai suoi amici che la seguono, e che proprio sia lo Spirito a guidare sempre la vostra preghiera. In questo tempo stiamo vivendo un po' il caldo, la siccità, i fuochi in tutta Italia e anche ieri qui a Pesco Sansonesco. E questo, mi perdoni se, mi ha fatto pensare a una frase di Gesù: sono venuto a portare il fuoco sulla terra, e come vorrei che fosse già acceso. Certo, Gesù non era un piromane, quindi ecco, però questa frase di Gesù si ricollega benissimo con quelle parole di San Paolo che ho citato poc'anzi, perché è proprio quel fuoco, il fuoco dello Spirito Santo, che deve, come dire, riscaldare il nostro cuore, da cui deve uscire la preghiera che noi innalziamo, noi sacerdoti e tutto il popolo di Dio innalziamo al Signore. Quindi è proprio questo l'augurio che io faccio a lei e ai suoi amici e a tutti quelli che la seguono. È proprio che questo fuoco che Gesù è venuto a portare guidi sempre la vostra preghiera, i gruppi di preghiera di Padre Pio. Una preghiera che sia sempre guidata e sostenuta dalla presenza dello Spirito Santo. Grazie allora della sua presenza, grazie anche della sua generosa offerta, che è sempre così grande e così bella, che lei lascia al santuario. E quindi le auguro tante belle cose, ci ricordi nella preghiera e ci ricordiamo insieme. Va bene, grazie Padre, grazie. Il mio grazie affettuoso e fraterno, Padre Franco, Don Nicola, che sono venuti a celebrare questa Eucaristia insieme. Il grazie anche a voi, perché siamo davvero testimoni dell'amore del Signore, dei doni che il Signore fa al suo popolo e anche
di questa fedeltà necessaria perché le grazie piovano sempre abbondantemente, ma non solo su noi, su tutte le chiese, su tutta l'umanità. Grazie della condivisione, di preghiera, di eucaristia e di ringraziamento da parte mia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Il Signore vi benedica e vi protegga. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Infinitamente grati a Dio Padre di misericordia per il dono dei sacerdoti, andate in pace. Canto numero 656.